Cari amici viaggiatori, benvenuti a Sion, capitale del Canton Vallese, qui in Svizzera. Sion è una cittadina davvero caratteristica e uno dei modi più comodi per scoprirla è quello di farlo a bordo di una bicicletta. Ebbene, l'hotel Ibis Sion che vedete alle mie spalle, che mi ospita in questo mio soggiorno in città, mette a disposizione di tutti i suoi ospiti proprio le biciclette gratuite. Ma non solo, perché questo albergo, che è davvero a due passi dal centro storico della città, è stato totalmente rinnovato con delle camere moderne, dal design interessante e davvero accoglienti. Ma non si tratta solo di accoglienza, perché è dotato anche di un ristorante con l'etichetta fatto in casa, che in Svizzera significa che la cucina è una cucina fatta in casa, artigianale, quindi senza utilizzare prodotti surgelati, e vi garantisco che io l'ho provata ed è davvero davvero gustosa. Adesso è il momento di partire alla scoperta della città, venite con me alla scoperta di Sion. Affacciata sul fiume Rodano, Sion ha il fascino tipico delle cittadine di montagna, misto ad un pizzico di modernità. È considerata la più antica tra le città della Svizzera ed è conosciuta come la capitale dei vini. Sapete che quasi il 40% del vino svizzero viene prodotto qui nel Vallese, e proprio a Sion viene offerto ai turisti un wine tour, la possibilità di scoprire alcuni luoghi davvero caratteristici, accompagnando la visita però all'assaggio degli ottimi vini locali. La nostra visita comincia dinanzi la cattedrale dedicata a Nostra Signora di Glarier, considerata la più recente cattedrale medievale in Svizzera, datata verso la fine del XV secolo, e caratterizzata da un campanile portico, nel senso che il portone d'accesso alla cattedrale si trova all'interno del campanile stesso. Proseguendo il nostro tour sulle tracce del vino svizzero, raggiungiamo la Torre degli Stregoni, un'antica torre di avvistamento, parte delle mura difensive della città, risalente al 1400 e considerata la prima prigione di Sion. Terza ed ultima tappa di questo Sion Wine Tour è nei sotterranei della chiesa di San Teodoro, patrono del Vallese e patrono di coloro che bevono il vino. E questa zona è un sito archeologico di fondamentale importanza, perché pensate, rimanda addirittura all'epoca dei Romani, con delle terme romane, e poi negli anni si sono succedute le varie dominazioni e quindi poi le varie stratificazioni dei periodi storici. Un luogo davvero interessante. Una delle cose da fare se visitate Sion è percorrere i tanti sentieri che costeggiano le Bis, canali di irrigazione scavati nella roccia lungo i quali scorre l'acqua che arriva direttamente dagli acciai circostanti e che vengono usati per irrigare le vigne. Esistono però anche altre Bis che sono immerse nei boschi e si caratterizzano per la presenza di ponti sospesi su strapiombi di roccia che affacciano su meravigliose vallate, in grado di garantire quel pizzico di avventura che non guasta mai.
poco lontano dal centro di Sion, nascosta tra paesaggi da fiaba, immersi nella natura lussureggiante, ecco una delle dighe più alte del mondo. Una delle attrazioni più spettacolari nei dintorni di Sion è quella che vedete alle mie spalle, la diga della Grand Xons. Pensate, si tratta della diga peso più alta d'Europa e la terza più alta del mondo. Diga peso significa che l'intero peso viene scaricato sulla vallata. Siamo a 2100 metri d'altitudine, ma adesso grazie ad una teleferica raggiungeremo la cima della diga, arrivando a quasi 2400 metri d'altezza. Il paesaggio in cima alla diga è davvero suggestivo. Mi ritrovo circondato da montagne innevate e piccole cascate che alimentano il lago artificiale. Mi guardo intorno e penso a che grande opera tecnologica sia questa diga e a quanti benefici porti all'intera regione. Ma c'è un ultimo luogo da visitare prima di andar via ed è la Basilica di Valère, testimone insieme al castello di Tourbillon della storia millenaria di questa città. Per raggiungere la chiesa fortificata di Valère, che svetta in tutta la sua bellezza sulla collina più alta di Sion, si parte dai vicoli del centro storico e si percorre un piacevole sentiero tra antichi palazzi, cappelle in pietra e paesaggi da cartolina. Costruita tra il XII e il XIII secolo, è un armonioso esempio di architettura romano-gotica e custodisce al suo interno l'organo a canne funzionante più antico del mondo, datato 1430. Grazie al permesso specialissimo siamo nel retro dell'altare dove ci sono lavori di ristrutturazione ed è una grandissima eccezione che è stata fatta solamente per voi. E allora, cari amici viaggiatori, con il castello del Tourbillon alle mie spalle io vi saluto. Siamo arrivati alla fine di questo mio viaggio alla scoperta di Sion qui in Svizzera. Prima però di salutarvi voglio ringraziare l'hotel Ibis Sion che mi ha ospitato in questo mio soggiorno in città e ovviamente l'ufficio del turismo locale. L'appuntamento con me è per la prossima avventura.